Poracci, torniamo con il quizzettone. Complimenti a Giulio per aver indovinato Blue, Legend of Water. Qualcosa mi dice che qua Lance vi ha dato una mano. Ora però sorprendetemi, di che gioco si tratta? Premierò anche la risposta più creativa, quindi sbizzarritevi nei commenti. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza alcun taglio di prezzo. Pronti per ricominciare la settimana con una puntata ricchissima? Perché tra tagli di prezzo, informazioni su titoli attesissimi e passi in avanti fatti nel campo dell'emulazione, ce n'è veramente per tutti i gusti. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportare il mio canale con un piccolo gesto. Anche solo lasciare un like è un aiuto enorme, incredibile, quindi che aspettate? Do it for Poro. Se poi volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, potete abbonarvi al Poreon, il Patreon dei Poracci. Se vi interessa, trovate il link in descrizione. Iniziamo! E ripartiamo con qualche notizia al volo. Il PlayStation Showcase della scorsa settimana si è aperto con uno spot live action dedicato all'universo PlayStation 5. E solo negli scorsi giorni è stato notato un dettaglio molto interessante. Ebbene sì, Poracci, i modelli che vediamo nel filmato in realtà sono attori. La chat ci fanno sapere che sono attori, non sono dei veri criminali, tranquilli, non stanno giocando a scacchi seriamente. Scherzi a parte, nella miriade di riferimenti alle produzioni appartenenti alla lineup della console Sony è stato notato un dettaglio non da poco. Infatti è possibile notare, per pochissimo tempo, il simbolo con cui in Resident Evil 4 veniva indicato il parassita Las Plagas. È abbastanza strano che Sony inserisca un easter egg del genere, trattandosi di un titolo ancora non annunciato ufficialmente e soprattutto di una produzione third party, ma il simbolo è abbastanza inconfondibile e poi, diciamocelo chiaramente, il remake di Resident Evil 4 è ormai il segreto di Pulcinella. Che sia imminente un reveal da parte di Capcom? Spero che vi stiate divertendo parecchio con la follia di WarioWare Get It Together, per me si tratta forse di uno dei migliori capitoli della saga. Ma il gioco è protagonista di una notizia ancora più assurda della sua stessa follia. In pratica dei modder si sono resi conto che nel microgioco dedicato a Luigi's Mansion, Intelligent Systems ha usato degli asset in alta definizione appartenenti non al gioco finale, ma alla demo mostrata alle 3 del 2001, non presenti nell'edizione GameCube. Il modder Portable Productions, che si sta occupando di ripristinare la beta vista durante la presentazione Los Angelina, non ci ha pensato su due volte e ha subito importato gli asset trovati in WarioWare all'interno del progetto Luigi's Mansion Beta Restoration, con un risultato strabiliante. Quindi è il caso di dirlo. Grazie mille, Wario. Ma rimaniamo su Get It Together, perché l'effetto Switch ha colpito anche questo titolo. Nel Regno Unito il gioco si è imposto subito in cima alla classifica dei software più venduti, battendo tutti, anche giochi cross-platform del calibro di Tales of Arise, NBA 2K22 e Life is Strange, True Colors. Bene così per Wario, un successo meritato? E a proposito di effetto Switch, Nintendo sembra essere finalmente consapevole che con Dread ha tra le mani un potenziale million seller e ha iniziato a promuoverlo a dovere anche in un mercato dove storicamente la serie ha faticato sempre ad attecchire, quello giapponese. Quindi, sebbene manchi un mese all'uscita del gioco, le stazioni della metro di Tokyo sono già tappezzate con cartelloni pubblicitari con dei minacciosissimi Emmy sullo sfondo e Samus in primo piano che fa il gesto dell'ombrello a tutti quelli che non compreranno Dread. Severo ma giusto. Manca meno di un mese e l'hype è alle stelle. Dai, che questa è la volta buona della rivincita di Samus. E passiamo alle notizie del giorno. Come preannunciato dal Poro Leak di venerdì scorso, i leaker francesi avevano ragione e Nintendo ha ufficialmente abbassato il prezzo di Switch modello base, almeno in Europa. Attenzione perché noto un po' di confusione nel riportare i prezzi. Il taglio ufficiale, che possiamo trovare proprio sul sito di Nintendo, ha fatto scendere la console dai 330 euro del lancio avvenuto nel 2017 a 299 euro. Molte testate parlano di un calo a 269 euro, ma a quanto pare questo prezzo vale solo per il mercato francese. La mossa rimane comunque molto interessante e riposiziona in modo intelligente il modello standard di Switch in prospettiva
aspettativa dell'arrivo di OLED. Chi vorrà potrà entrare nell'ecosistema Switch accontentandosi della vecchia revisione a un prezzo ora leggermente più accessibile, mentre chi punterà alla qualità dello schermo OLED potrà effettuare un piccolo investimento aggiuntivo per beneficiare delle migliorie del nuovo modello. Nessun cambio per quanto riguarda la Lite, questo perché probabilmente Nintendo vuole lentamente sbarazzarsi del modello base che nel corso di 1 o 2 anni sarà tolto dal commercio e rimpiazzato da OLED, che a sua volta potrebbe andare a occupare lo slot dei 330 euro a cui siamo abituati oggi. Voi poracci cosa ne pensate? Ha senso questa mossa o rischia di segare le gambe al nuovo modello? Ma si torna a parlare anche di Bayonetta 3, uno degli ultimi grandi miraggi della lineup di Switch. Che fine ha fatto la produzione Platinum Games? Secondo Camilla e soci, i lavori procedono senza intoppi. Ci crediamo? È il 2017, Metroid Prime 4 e Bayonetta 3 sono stati appena annunciati, leggi con curiosità i rumor sulla Switch Pro che uscirà di sicuro a breve e aspetti che Nintendo reintroduca la Virtual Console. E tutto va bene. Purtroppo le cose non sono andate proprio così, e in particolare per Bayonetta 3 la situazione è abbastanza sconfortante. Dopo il reveal avvenuto ai The Game Awards del 2017, nel gioco si sono perse completamente le tracce, nel mentre Platinum Games ha annunciato e pubblicato Astral Chain, uscito 2 anni fa. La situazione sembrava essersi sbloccata quando a inizio anno Hideki Kamiya aveva lanciato qualche indizio su un possibile annuncio nel corso del 2021, ma con le tre alle spalle è sempre più difficile sperare in un reveal improvviso. Intervistati da Video Games Chronicle, Kamiya e il capo di Platinum Games, Atsushi Inaba, si sono comunque dichiarati ottimisti sullo stato del progetto. A quanto pare il gioco sta venendo su molto bene e tutti gli sviluppatori sono orgogliosi del risultato finale. Il gioco addirittura sarebbe pronto per essere mostrato, ma la decisione non spetta a Platinum Games, bensì a Nintendo, che per qualche strano motivo continua a mantenere il silenzio totale sul nuovo episodio di Bayonetta. Kamiya ha invitato di nuovo i fan a dimenticarsi del progetto e la situazione continua a farsi sempre più paradossale. Perché Nintendo vuole mantenere questo livello di segretezza? C'è da fidarsi delle dichiarazioni di Kamiya e soci, oppure lo stato non proprio convincente in cui è stato presentato Babylon's Fall potrebbe indicare delle problematiche sorte anche durante lo sviluppo di Bayonetta? Certo è che se esiste un direct di settembre, la strega di Umbra dovrebbe essere una presenza obbligatoria, non pensate? E per chiudere una notizia un po' particolare, che rappresenta un passo in avanti non indifferente nel campo dell'emulazione. Infatti è stato reso disponibile il primo emulatore PS4 per PC in grado di avviare giochi commerciali. Calma, calma, calma. Ne passerà di tempo prima che possiate avviare con tranquillità Bloodborne sul vostro computer, ma quello che è in grado di fare Spine, questo è il nome dell'emulatore, è per ora rivoluzionario. Il software, disponibile solo per Linux, è in grado di avviare i giochi commerciali e sebbene per ora supporti solo alcuni indie in forma molto approssimativa, ricchi quindi di glitch grafici e incompatibilità varie, questo è chiaramente il primo passo verso un'emulazione corretta di PS4 su PC. Per ora il software non è open source e anche solo riuscire ad avviare un titolo su Linux è un'impresa tutt'altro che semplice. Se siete curiosi di scoprire quali sono le procedure da seguire e quali sono le sfide che andranno affrontate nel tentativo di rendere l'emulazione PS4 sempre più funzionale e diffusa, vi rimando al super interessante video di Modern Vintage Gamer, che offre una panoramica completa su Spine e le sue potenzialità. Ah, diffidate da qualsiasi altro emulatore che promette di far girare titoli AAA senza problemi. Al momento non esiste nessun software del genere, quindi non andate in giro a cliccare su link strani. Io vi ho avvertito. E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani, nel mentre mi raccomando, nerdate duro. Io sono il Poro Spine, Michele Netta, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Oddio, ma sono verde.